Buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme un'altra ricetta davvero molto golosa che potremo preparare per le festività, magari proprio per Capodanno, il rollè di tacchino farcito. Prepararlo è davvero molto semplice. Intanto vi ricordo, se non siete iscritti a questo canale, siete i benvenuti. Facciamoci preparare dal macellaio una bella fetta di petto di tacchino. La insaporiamo con sale e pepe nero da entrambi i lati. Non abbiate paura se la vostra fetta di tacchino risulterà un po' sfilacciata, perché dopo con lo spago da cucina andremo a ricomporla. Massaggiamo bene la carne e ripetiamo la stessa operazione dall'altro lato. Cerchiamo di avvicinare tutti i lembi della carne, in questo modo. E dopo possiamo pensare alla farcitura. Potrete inserire all'interno quello che più vi piace. Io l'ho fatto davvero molto semplice. Ho inserito circa un etto di prosciutto cotto e un etto di provola. Aggiungiamo un po' di pangrattato, qualche pezzettino di rosmarino senza esagerare e arrotoliamo. Adesso non ci resta che chiuderlo bene con lo spago da cucina. Cerchiamo di stringerlo il più possibile, soprattutto se anche a voi capiterà una fetta di tacchino così sfilacciata. Dobbiamo essere molto meticolosi, altrimenti il ripieno fuoriuscirà durante la cottura. Aggiungiamo anche un rametto di rosmarino e voilà! Il nostro rollè farcito è pronto per essere cotto. Se volete potete cuocerlo direttamente in forno. Io questa volta ho deciso di farlo in padella. Facciamo rosolare la cipolla con circa 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Inseriamo anche il prezzemolo e il sedano, possiamo lasciarli interi perché alla fine andremo a frullare il sughetto di cottura e sigilliamo la carne da tutti i bordi. Aggiungiamo un bicchiere di vino. Io ho utilizzato un bicchiere di vino rosso perché avevo questo in casa. Se preferite potete utilizzare anche un bicchiere di vino bianco. Facciamo sfumare il vino completamente. È molto importante. Quando il vino è completamente evaporato, aggiungiamo circa mezzo litro di acqua. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio per circa 50-60 minuti. Facciamo raffreddare il nostro rollè di tacchino
prima di andarlo a liberare dallo spago da cucina. In questo modo sarà più semplice maneggiarlo senza bruciarci. Tagliamo a fette. Disponiamo sul nostro piatto di portata e andiamo a frullare tutto il sughetto di cottura. Irroriamo le fette di rollè con il nostro sughetto buonissimo. Nel caso in cui il vostro sughetto si sia asciugato eccessivamente, basterà semplicemente aggiungere un pochino di acqua e, se necessario, un altro goccino di sale. Il nostro piatto è pronto. Possiamo riscaldarlo direttamente in forno con il grill oppure in microonde. È un piatto davvero molto furbo, perché possiamo prepararlo direttamente il giorno prima, oppure possiamo anche prepararlo molto tempo prima, congelarlo e andarlo ad utilizzare al momento del bisogno. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se così, vi ricordo di sostenere questo video lasciando un like, commentando e, se vi è possibile, condividendo la videoricetta con i vostri amici e magari sui vostri social. Grazie di cuore per aver guardato questo video. Vi lascio tutti i link qua giù nell'info box e la ricetta scritta. Se volete, mi trovate anche su Instagram. Vi faccio tantissimi auguri di buone feste per un felicissimo anno nuovo. Un abbraccio e alla prossima videoricetta. Ciao a tutti!